Si sarebbe aperto a 360 gradi il famoso attore italiano Rocco Siffredi nel salotto televisivo di Verissimo, il programma televisivo di Canale 5 che va in onda il sabato pomeriggio. In particolare avrebbe parlato di un dolore molto grande che avrebbe segnato la sua infanzia, ma anche la sua vita. Il famoso porno attore, infatti, avrebbe raccontato le seguenti parole: mi ricordo l'infanzia iniziano a 6 anni. Mi ricordo il giorno in cui, tornando dall'asilo, ho sentito dalla strada le grida di mia mamma in casa. C'era un cratere, nessuno parlava. Io non ho chiesto nulla. In camera, sdraiato sul letto, c'era mio fratello di 12 anni morto. Ovviamente Rocco, per l'appunto, in queste parole che avrebbe detto a Verissimo, avrebbe per l'appunto alluso alla, diciamo così, al giorno fatale in cui suo fratello maggiore è morto. E pensate che aveva solo 12 anni, sarebbe rimasto soffocato dopo una crisi epilettica. Il dramma avrebbe sconvolto per intero Rocco, ma anche tutta la sua famiglia, soprattutto la mamma che avrebbe raccontato Rocco per i 2 anni successivi e ha continuato ad apparecchiare al teatro anche per lui. Mentre avrebbe raccontato di quel giorno, però, ovviamente il famoso Appena luci rossi, pensate che si sarebbe commosso e avrebbe pianto in diretta televisiva. Questo sarebbe qua, iscrivetevi, commentate, se in tale video fossero presenti delle iniziatissime, mi scuso, qua tutti vi parlano, è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità e qualsiasi cosa.